Abbiamo il signor Gio Chiodo. Gio Chiodo, bel nome, quindi. Allora, il signor Gio Chiodo, di che cosa si occupa? Come mai è ospite qua e ha contribuito alla realizzazione di questa nona edizione della Perla del Tirreno? Rappresento la concessionaria Jesicar, la Porsche di Livorno. Abbiamo un nuovo prodotto che si chiama Jesiclub, che dà l'opportunità alla gente a possedere una supercar senza doversela intestare, acquistare o gestire. Quindi una novità assoluta per tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento in diretta streaming mondiale, perché ripetiamo, siamo in diretta in questo momento su Eurochannel Verona, una TV di Verona, pensate un po', che è venuta qui a Vada per scoprire tutti questi giovani talenti, perché io credo che siete talenti anche voi, e in particolare mettere, ecco, a disposizione un qualcosa del genere. Per poter diciamo usufruire di questa cosa qua, dove bisogna andare e a chi bisogna, diciamo, presentarsi, ecco? Allora, la Jesicar è l'azienda che ha messo a punto questo nuovo servizio, che si chiama Jesiclub. Allora, noi siamo situati a Livorno, in Toscana, e il servizio è per tutta la Toscana. Abbiamo il servizio anche a domicilio, quindi le macchine le possiamo consegnare ai clienti a casa, e possono godersi la macchina direttamente da casa, insomma. Benissimo, quindi ringraziamo ancora questo nostro ospite e diamo ancora la linea a voi. Sono una giornalista del Tirreno, sono la responsabile della redazione locale. Bellissima cosa, quindi avremo l'onore magari di poterli andare a trovare, così, visto che abbiamo questa occasione qua. Allora, abbiamo qua poi un'altra ospite. Ciao, buonasera, tu sei? Alice Antonelli. Sì, ho vinto il concorso europeo Odysseus, che è, diciamo, indirizzato ai giovani ragazzi, studenti. Così magari ci guardano un po' tutti. Sì, scusate. E niente, è indirizzato agli studenti e è finalizzato appunto a avvicinare i giovani allo studio delle materie STEM, che sono quindi scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. E sono la vincitrice di questo concorso. Quindi complimenti. Diciamo così, poco fa mi hanno presentato come la ragazza prodigio. Ecco, come mai? Perché ho fatto un progetto che si propone di analizzare l'atmosfera terrestre e appunto la capacità di analizzare la quantità di inquinamento presente e le condizioni meteorologiche, tutto quanto, diciamo, un sistema molto economico e non c'è alcuna dispersione di materiale, e inoltre raccogliendo delle immagini ad alta quota, quindi nella stratosfera a 30 km di altezza, è possibile coinvolgere molte persone. Io pensavo di riuscire a diffondere il progetto in tutte le scuole del mondo per appunto avvicinare e far appassionare i giovani all'osservazione dello spazio. Sì. Allora, un messaggio che magari vorresti mandare a qualcuno per cercare un po' di colpirlo, per poter così sperimentare questa novità. Sì, immaginate, innanzitutto mi piacerebbe farvi medesimare in questo progetto, quindi vi consiglio di diventare voi stessi attori del lancio di questo pallone, che il mio progetto consiste nel lancio di un pallone con sotto un aeromodello, e immaginate di raccogliere voi stessi questi dati atmosferici e queste immagini, e sono sicura che rimarrete sorpresi, emozionati e sì, appunto, sentimentalmente coinvolti dalla meraviglia che è la nostra terra vista dall'alto. Magari un qualcosa per fargli sperimentare, qualche curiosità, magari dove potrebbero vedere qualcosa, ecco, di questo progetto, c'è qualcosa? Lo possono vedere su molti articoli che il Tirreno ha dedicato a questa straordinaria avventura di Alice. E un sito, qualcosa da poter far visitare? www.iltirreno.it, semplicissimo, digitare Alice Antonelli e vedrete che questa invenzione così geniale, no? Che è stata premiata appunto a questo prestigioso concorso europeo, consiste poi, forse Alice non l'ha detto, nel fatto che questa sonda riesce a tornare al punto base, e quindi senza dispersione in ambiente e senza spreco di soldi. Quindi medesimatevi anche voi su questa bellissima iniziativa, perché per i giovani, appunto, abbiamo una giovanissima ragazza che è partita con questo progetto, quindi magari andate a curiosare tramite anche il Tirreno o qualcos'altro. Da Salvo Miraglia, per il momento è tutto dalla Perla del Tirreno. Grazie. Eccoci qua, finalmente sono riuscito a strappare la presenza di una delle artefici di questo gran galà, la Perla del Tirreno. Sì. Roberta, ciao, buonasera intanto. Buonasera a voi. Allora, siamo arrivati alla nona edizione, un traguardo quasi al decimo, quindi siamo già a un appuntamento ben tosto, vero? Consolidato, direi. Qualche invito da poter dare a coloro che ci stanno seguendo da casa su Eurochannel in questo momento?
Non lo so, no, davvero, non, che cosa vuoi che dica? Non lo so, sono emozionata, cioè, ci sono un sacco di gente, stiamo già preparando Gran Gara del prossimo anno, per cui che dire, sì, abbiamo già contattato alcuni artisti, per noi credo che già finito. Credo che già Eurochannel dovrà essere presente. No, loro, cioè voi siete dei partner ormai consolidati, poi io ti voglio bene, quindi... Grazie quindi Roberta, fantastica come sempre. Beh, io cosa mi resta dire? Ragazzi, questa qua è la Toscana. Venite a trovare la Toscana perché troverete intanto un'accoglienza fantastica, perché sono persone calorose e vere, vere. Grazie. Poi Roy, non ho avuto la possibilità di poterlo strappare, dietro, però sono dietro le quinte, al backstage, perché giustamente c'è da curare e qualcosina dietro, cosa dire, insieme diciamo Eurochannel, vi aspettiamo lupo, no, in bocca al lupo diciamo per la serata, in bocca al lupo a Roberta, poi ci vediamo dopo, perché molto probabilmente domani, con calma, quando sarà passata l'adrenalina, ci siamo un po' scaricati, faremo qualcosina di bello per voi, quindi restate incollati sugli schermi ancora per la diretta tra poco. E ovviamente una serata si preannuncia assolutamente ricca di ospiti, di sorprese che popoleranno questo palco, e addirittura, caro Michi, avremo la possibilità di farci vedere in tutto il mondo, perché saremo in diretta streaming mondiale grazie a Eurochannel Verona, che ringraziamo ovviamente per la sua presenza, e potranno ascoltarci addirittura in tutta Italia sulle frequenze di Radio Bruno. Quindi davvero una serata spettacolare per tutti voi e per ovviamente tutta la città di Vada. Una serata spettacolare che ovviamente deve la sua organizzazione a delle persone favolose, che desidero ringraziare: Roy Fabbri, Roberta Sardelli e tutto il loro staff, Raul Fabbri, Fulvio Ghelardini, Roberta Sartori e Elisabetta Cateni. Grazie ancora a tutti loro. Organizzazione che ogni anno organizza questo grande show. Ma allora adesso cosa facciamo? Ripremiamo, così almeno abbiamo cominciato in una maniera spettacolare con l'emozione della storia dei New Trolls, allora vogliamo gentilmente donargli un premio. E a premiare chiamiamo il direttore della banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci, main sponsor della serata, Fabrizio Mannari. Chiamiamolo sopra. Qua accanto a me. Lo vado a prendere io, eccolo qua. Eccolo qua. Prego. Che porge il premio alla storia dei New Trolls, un gruppo storico, chi non conosce, eccolo qua. Fabrizio, buonasera, benvenuto. Grazie intanto del vostro supporto e della vostra partecipazione a una serata così importante. Sì, buonasera. Queste sono le serate che promuovono il nostro territorio, quindi per noi è importantissimo esserci, sono molto contento, una bella serata, e contento anche di premiare i New Trolls. Insomma, tanta storia di musica italiana, e ho visto quella carenza della sera cantata da 3 generazioni, quindi è un onore premiare questo complesso. E noi siamo felici che voi siate storia qua di New Trolls. In questa serata. Io sono un super fan dei New Trolls. Vero, la cantate tutte dietro, dietro la cantate tutte. E quindi consegniamo il premio. Eccoli qua, eccoli sono, qua. Io vi adoro. Eccoli qua ancora. La storia dei New Trolls, premiato dalla direttore della banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci, main sponsor della nostra serata. È bellissimo. E non è finita qua. Non è finita, perché abbiamo un altro premio da consegnare alla storia dei New Trolls. Questa volta dalle mani di Sabino Mogavero di Nuovo Imaie. Eccolo qua. Beh, ve lo meritate, eh. Sì, siamo onorati della vostra presenza sul palco Galà Terra del Tirreno da parte di Nuovo Imaie, Sabino Mogavero. Un altro riconoscimento a chi ha fatto ha creato davvero un capitolo molto importante nella storia della musica italiana, la storia dei New Trolls. Tanto a Nuovo Imaie ne parleremo dopo, va bene? Adesso dobbiamo liberare i New Trolls. Grazie ancora della vostra presenza e di aver aperto in maniera così emozionante questa serata. Grazie. La mia preferita è Domenica di Napoli, la canzone più bella vostra, secondo me, e Fiamme sul Pacifico. Domenica di Napoli ha due autori molto bravi. E il testo di Domenica di Napoli l'ha fatto Lucio Dalla, di conseguenza
è una cosa che non dimenticheremo mai. E l'applauso grazie veramente Lucio, va a Lucio. Che dire, è una serata meravigliosa, devo dire che da qui il colpo d'occhio è fantastico. Bellissimo. Ci dispiace solo, lo devo dire, perché avremmo suonato altre due ore, perché c'era un pubblico fantastico. Grazie. Non mancherà l'occasione sicuramente. Ma sicuramente quello che arriva dopo. Beh, stasera è una serata ricca di ospiti e di emozioni. Grazie ancora, alla storia degli U-Trolls. E caro Niki, noi andiamo avanti perché dobbiamo ringraziare altre due persone importanti. Sì. Siamo qua a Vada, una città bellissima, e dobbiamo ringraziare chi ci ha ospitato. Certo. In questa piazza meravigliosa. Allora chiamiamo Roberto Creatini, presidente della Proloco di Vada, insieme a Licia Montagnani, assessore al turismo del comune di Rosignano Marittimo. Su, forza, eccoli là, facciamo un applauso. Fanno un po' la passerella, cos'è? Dottor Creatini, grazie anche alle loro autorizzazioni che abbiamo. Avete proprio il passo da Vada voi, da, di esibirci. Da serata marinara, così tranquilli. Prima che torni Graziano, perché Graziano è fiume in piena, insomma. Mettilo ultimo in scaletta, non lo voglio più vedere. Ma torna, secondo me, torna. Si è montato la testa, guarda. Eccoli qua, che salgono. Sì, ho visto prima, quello del Di Mai, Mi sembrava Celentano, per mi aspettavo un qualcosa. Eccolo qua, Alberto Creatini, presidente della Proloco di Vada. Eccoli qua. Insieme a Licia Montagnani, assessore al turismo del comune di Rosignano Marittimo. Ovviamente salutiamo l'assessore e con lei tutta l'amministrazione comunale del comune, ovviamente, che ci ospita. Un saluto anche da parte loro. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere qua con voi nella piazza che io trovo sicuramente la più bella del comune di Rosignano Marittimo, animata sempre in maniera perfetta dalla Proloco di Vada. Stasera mi sembra una sera eccezionale, i miei ragazzi ci hanno emozionato e so che il programma sarà ancora lungo e bellissimo, per cui benvenuti a tutti e sono contenta di essere qua con voi. E una parola anche da parte della presidente della Proloco di Vada. Sì, buonasera intanto a tutti gli ospiti, al pubblico, agli sponsor e all'organizzazione di questa bella serata. Non è la prima volta che si fanno delle belle serate come questa, quindi ci fa piacere continuare con gli organizzatori di questa manifestazione e penso anche che il pubblico si possa divertire, perché la piazza è veramente un giardino. Siamo in una località abbastanza carina, almeno nel centro del paese, e quindi ci fa piacere anche fare qualcosa di bello per voi. Quindi grazie a tutti, grazie all'assessore e a tutti coloro che hanno lavorato per questa manifestazione. E grazie a voi. Buon proseguimento di serata, perché la serata va avanti piena di sorprese. Che coppia meravigliosa. E noi, caro Niki, andiamo avanti. Lui ovviamente provvede a fare i saluti con una giovane promessa, una ragazza di 18 anni di Pisa. Ci siamo dimenticati, c'è una ragazza adesso che... Ha il turno suo adesso. Allora, c'è una ragazza che ora volerà su questi teli. L'ho fatto anch'io, ho provato anch'io. L'anno scorso sì, c'è una buca ancora qui sotto, c'è una buca sotto il palco di Vada. Adesso però è il turno suo. E allora uno spettacolo d'acrobazie bellissimo. Pink Mary. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and
grande, grande Pink. Maria Elena. Ancora un applauso a Pink Mary, meravigliosa. Bravissima. Se dopo Nicky vuoi provare, vuoi fare due prove. No, te l'ho detto, l'anno scorso provato, hanno fatto la buca sotto il palco. Adesso io, siccome c'è un altro live sul palco, sì, devono adesso mi metto devono da una preparare parte. Preparare il palco per i prossimi ospiti e io ne approfitto per ringraziare le aziende che hanno fortemente contribuito alla realizzazione di questa splendida serata, ovvero per il Tavoli, l'azienda di vino Jacopo Banti di Bolgheri e ancora il bar pasticceria Baldini di Rosignano per il buffet nel backstage, il Garden Poggio Fiorito di Rosignano per l'allestimento splendido del palco che potete vedere e ancora è un Rocciano nel Verona che ci fa vedere veramente in tutto il mondo, i volontari della Proloco e ancora la banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci, Camping Village Baia del Marinaio, Nuovo Imaie, l'Officina del Benessere Riva degli Etruschi, Ottica L'Occhiale e ancora i Tre Scogli, Gelateria Slap & Fucsia, Pescheria Forza 5, Stella del Mare Villa Mazzanta, Remax, Metano Auto, La Capricciosa Pizzeria, Banca Mediolanum, La Pizzaiola, Villaggio Turistico Orizzonte, Costruzioni Edili Geometra Lungo Antonio, Bertoli Serramenti, Jazzy Car e poi La Stampa, Il Tirreno e La Nazione. Grazie ancora a tutti loro per questa splendida opportunità. Caro Nichi, noi siamo arrivati a un punto, tutti, abbiamo ricordato, rammentato e ringraziato tutti. Vedi qua si sta animando un po'. Vuol dire stanno preparando perché i prossimi a esibirsi sono. Lascio, non lo dire. No, ancora no, sicuramente. Però questo qua mi sembra uno che faccia un po'. È un po' losco, qualche tiro mancino secondo me. Secondo me bisogna stare attenti. Destro no, mancino sicuramente. Vogliamo sì. Dire qualcosa di noi ovviamente abbiamo gli ospiti che sono sicuramente un po' sulla bocca di tutti. Uno dei gruppi musicali più famosi in Italia. Sono. Però aspetta, facciamo fare un applauso ai tecnici che fanno tutto. Guarda, i salti mortali fanno perché qua stasera abbiamo musicisti che cantano dal vivo, quindi. E suonano anche. Allora, mettiamoci da una parte, sì, Maria. Lasciamoli qua. No, prego, prego. Dovrebbero essere pronti. Attenzione ai fili. Allora, io li adoro. Si esibiscono in un acoustic duo stasera. Sì, lo so, ma guarda, loro sono grandi, hanno avuto una collaborazione col grande Franco Califano e quei pezzi lì io li ho adorati proprio tantissimo, che conoscevo bene Franco Califano. Sono grandi, hanno una voce meravigliosa, adesso sentiamo un po' se il maestro ci dà il via. Quando siete pronti? Possiamo lamentare qualche loro guarda, ci ha guardato e ha detto... Le potete annare, perfetto. Allora, signori, presenta l'intervento. Signore e signori, alla Gala La Perla del Tirreno è un piacere e un onore avere i Tiro Mancino! Salve a tutti! Thank you.
grazie. Facciamo un altro pezzo di un nuovo album, che è un disco poi dedicato fondamentalmente al mare e a tutte le cose che il mare può ispirare, perché è una grande metafora della nostra vita, può essere meditazione, contemplazione, ispirazione, ma anche solitudine, senso di smarrimento, viaggio. Quindi insomma percorreremo alcuni di questi brani che sono stati composti proprio casa in riva al mare. Il prossimo è Tra di noi. Almeno tu lo sai che mi cammini accanto in ogni mio momento, anche se vendo la tua mano. Tra di noi non ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'istinto di dividere il presente, mi sorridi se ti guardo. Tra di noi non ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'idea che tutto questo sia per sempre, per poi guardare avanti e non sentirci soli in un istante. Fabio Verdini al pianoforte. Del sole, tra di noi c'è l'istinto di dividere il presente, è un mare di ricordi che al correre del tempo non si arrende, e il cuore mio si perde. Grazie. Thank you.
raggiungere immagini scordi che ormai mia coscienza. Adesso un'altra canzone del nuovo album dedicata in qualche modo così al grande viaggio avventuroso dei marinai che sfidano la sorte per cercare nuove terre, nuove realtà, nuovi ideali. Il pezzo si chiama Molo 4. Qua vi serve però il vostro contributo ritmico, ci siete o no? Di più. Con liberi ali.
Questa invece ha qualche anno in più. Mi servono i vostri cori. Rimani qui, scende la sera, sopra di noi si poserà e aspetteremo così la primavera, solo se vuoi ci troverà. Mi perdo dentro ai tuoi occhi che sorridono, ma ora so. Sentire ciò che tu solo senti, vedere ciò che vedi, chiudere la realtà dentro la tua isola, non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile senso di libertà. Oltre le stelle del cielo è nascosto sul fondo dell'anima. Isola, non perdere la voglia di volare, perché l'amore è morire.
la pioggia sia normale, la mia memoria scivola, mi ricordo limpida, la trasmissione dei pensieri e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassi. Ragazzi, non mi sento, Aspettami, pure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni.
Fabio Verdini. Anche... ecco qua, grazie. Dovete ritirare il premio, dovete ritirare il Federico premio. Federico Zampaglione, Fabio Verdini, grazie ancora. E tiro mancino al Galà Perla del Tirreno. Grazie, grazie davvero di essere qua. È un onore avervi in mezzo a noi in questa serata spettacolare. Abbiamo un premio per voi, per omaggiarvi di questa vostra presenza qua. Fra l'altro so che ritornerete in Toscana presto, il 12 d'agosto, al Festival della Versiliana a Forte dei Marmi, quindi non è molto lontano da qua. Quindi torneremo sicuramente ad ascoltarvi anche là. E nel frattempo abbiamo un premio da, ovviamente da consegnarvi, e lo consegna la dottoressa Valentina Langella di Officina del Benessere Riva degli Etruschi di San Vincenzo, ovviamente per voi, ai tiro mancino. Bravissimo. Complimenti maestro, eh? Federico Zampaglione, Fabio grazie. Verdini, ci avete regalato davvero una grandissima emozione, noi torneremo sicuramente ad ascoltarvi presto, grazie davvero di averci rallegrato, di averci tenuto compagnia per tutto questo tempo, grazie, vi aspettiamo presto, grazie. Grazie. Tiro mancino al Galà Perla del Tirreno. E io approfitto della dottoressa, caro Nicky, sì. Valentina Langella, dell'Officina del Benessere Riva degli Etruschi di San Vincenzo. La dottoressa è specializzata in trattamenti estetici alla persona, al corpo. Quindi, dottoressa, ci racconta che cosa fate nel vostro centro per la bellezza delle donne, ovviamente, e anche degli uomini. Buonasera a tutti, io rappresento, ho l'onore di rappresentare questa fantastica oasi in provincia di Livorno, per l'appunto Riva degli Etruschi, San Vincenzo, e qui eseguiamo ogni tipo di trattamento sia per il viso sia per il corpo. Abbiamo un folto staff non solo di estetiste ma specializzate in cosmetologia, e anche un folto gruppo di medici specializzati insomma anche in altre branche della medicina. Per quanto riguarda la medicina estetica, ci stiamo specializzando sull'uso dei gas medicali, che è una delle ultime diciamo frontiere proprio all'avanguardia per la medicina estetica. Noi ovviamente vi ringraziamo. Ringraziamo. Io sì. C'è qualcosa, posso fare qualcosa? Si può fare qualcosa, no, su di me, è proprio no, un caso che niente da fare. Sono un caso limite io. Vabbè. Fate una sfida. Usate la... Io la sfido e la invito, no, molto vabbè. Volentieri, l'aspetto. Va bene, ringraziamo. Vi aspettiamo. Grazie, grazie. Grazie alla dottoressa Valentina Langella. Mi raccomando, l'abbiamo visto così. Sì. Due goccioline, ma sono passate no, subito. No, so niente, fanno diventare ancora più belli. Adesso mi vai a vedere se è pronto un bambino? Sì, vado a vedere se è pronto un bambino, sì, sì. È pronto quel bambino laggiù? Signori, un piccolo bambino da aria fresca, Achille! Buonasera a tutto il mondo, presente in sala! E che fa? Oh, che piove, non ce ne frega nulla a noi! Perché? Che gazebo, smetti sotto il gazebo. No, ma gazebo... Ma cosa ride, signora? Ora, guarda, lei c'ha poco da ridere, va bene? Quello Achille! Di, quello di prima l'ha mandato Renzi. Chi? Il tiro mancino. Gli ha dato 80 euro prima e poi l'ha rilevato. Era un tiro mancino! Ma sta parlando di... In Turchia c'è stato... La sai, se è caduto il governo c'è stato il colpo di Stato. Ma se cade il governo d'Italia che cos'è? Colpo di culo. Parecchio, perché ci vorrebbe. Fate un applauso. Sono fatti da bambini. No, ma li vedo io, che sono timidi. Li vedo, sono timidi loro, importanti. Senti Achille, però... Sono timidi. Il cavallo. Timidi, tanto timidi! Senti, ce n'è un altro in fondo laggiù che parla, l'hai sentito? Hai chiesto se sei... Come stai laggiù? Senti, hai qualche amico laggiù? Dillo un po'. Quello che urla insieme a me. Come stai laggiù? Siamo amici, uno o due? Alla grande, senza problemi! Alla grande, senza problemi, lo sai, senza problemi! Scusa, ma siamo in diretta... Vai. Apposta. No, non ride. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto in quel momento lì? Cosa hai fatto con quel gesto lì? Che hai fatto? Mi sono dietro. Per favore, hai messo dietro? Sì. Non gli date spago! No, se me lo date così lo tengo fermo.
se no mi va a giro, quando piango ginocchio si incazza, mi fa male, invece in questa maniera è tranquillo e sta buono, capito? Ma io ho capito chi sei te, capito? Sei quel bambino, ha fatto il provino per Maria De Filippi, per amici, eh? No? Allora vuoi andare avanti, cosa vuoi fare? Andiamo avanti. Ma un bambino si va avanti, c'è buio, paura. Un bambino come te deve parlare di animali, lo sai che c'è la Magnanense, lo sai? Che è di Pistoia. È una cosa c'è a Pistoia? Giorgio! Ci sono state! Non sono di Pistoia! Lottate l'altro giorno! Monte d'animali! Sì, lo so. Purtroppo mi hanno detto che era malato il giaguaro. No, no, è già guarito, è tutto a posto, è già ritornato nella gabbia tranquillo, è proprio davvero, l'ho visto, è tranquillo io. Non so. Ci ho parlato. Che animali ci sono, per esempio? Ci sono degli animali particolari allo zoo di Pistoia. C'è pieno, c'è ci sono gli ungulati. Tu conosci gli ungulati? Una di persona no, però... Come sono... No, perché la gente forse fraintende. L'hai visto che io? Come sono fatti gli ungulati? Vai. Come sono? Tipo noi. Perché? Davvero, sono simili, proprio... No, spiega come sono gli ungulati. Per esempio, cosa dice un ungulato? Cosa? No! Senti Dio, una volta l'hanno detto. Ma possibile che capisci nulla, veramente? No, capisci te, mi fa queste domande, scusa. Come sono? Che tipo sono gli ungulati? Come sono gli ungulati? Ce ne sono due tipi, dai. Sì, c'è quello, allora, ce n'è uno che va all'ufficio delle tasse, e quello è proprio... Ungulato. Alatissimo proprio, una cosa... Lo vedi che entra proprio col dolore. E poi? E poi c'è quello, gli animali. Ah, sì, due tipi anche quelli. Cioè, quello furbo sta normale così, con le zampe davanti sulla roccia, così. Questo è un ungulato? Furbo. Cioè, sta attaccato alla roccia? Perché lui non viene mai ungulato. No, perché ha le unghie, le guarda così. Ungula le unghie così, le guarda. E l'altro ungulato invece, quello sfortunato, come sta? Quello sfortunato le può vedere alla luce del sole, si piega e lì è un problema grosso, perché arriva, non lo so, ma qualcuno arriva. L'ho sentito, no, mi sembra qualcuno accorsa, urla, non urlo, siamo là, siccome magari in fondo, allora ve lo faccio sentire anche lui. Qualcuno accorsa, parla piano che c'è Carlo Conti qui a Castiglioncello, lo sai, no? Allora? No, detto tanto per... Lo so, dai, se ti sente poi viene visto il palco. Lo sa, ha avuto un bambino da poco, Carlo Conti? Davvero? Matteo? E quindi? Io ho detto, Carlo, ma dai il cognome, perché Balotelli sta riconoscendo Figlioli. Ma cosa sta andando? Proprio il video per cazzo tuo mentre noi siamo. Ma comunque, vai, allora racconta. Voglio raccontare una barzelletta bella. Questa c'è una battuta, perché la gente non ti l'aspetta. Questa fa ridere perché c'è una battuta finale stupenda. È una cosa impressionante. Quanto vieni anche qui io a parlarlo, sai? Però siccome è sputo, sarà meglio mal lontano. Sì. Ha capito? Guarda, avrei pagato io. Quanto avrei pagato per vederti battere una boccata? Sì, allora, il problema adesso, c'è Marco, il mio amico dentista, con la Sara, la mezzaluna. Ti rimettono a posto questo dentino mica. Te e... Ma scusa, ma la mezzaluna? Sì, la mia amica. Vai, forza, racconta, dai. Fa esplodere i denti. La mezzaluna li fa esplodere. Stai zitto, forza. Allora, racconta la barzelletta. Intanto voglio farla... Non c'è tempo. Allora, voglio farla pure la mia amica, si chiama Bianca. Bianca Baldi. Ma ogni anno ce l'aveva la bambina Bianca. E se parliamo sempre in questo giorno, cambia di secondo. È tremendo, è tremendo. Allora, questa è bella perché c'è una battuta stupenda. Sono... c'è un francese, un americano e un italiano. Oh, un classico, vai. Sono un liocottero, cioè questo francese, un italiano e un americano. Un classico. E erano un francese, un italiano e un americano. Un classico? Non c'era, erano tre, te lo dico io. Barzelletta la tua io. Era un classico delle barzellette. Non c'era, era a fare l'esame di riparazione allo scientifico, tra l'altro. Quindi, allora. Ho sempre avuto ragione lui. E fa, a chi si butta col paracadute e chi la fa per ultimo. Vai. Che, questa è una battuta stupenda. Allora si butta il primo, che è francese. Ecco, fa. Cerca di dargli un tono francese. Ti do il tono, vai. Vai. Proprio il tono, non ci posso, un'altra cosa stasera. Non ti preoccupare, vai. Allora il francese fa... Je vais avec le cadute. Così, no? E si butta. E tutti. Bravo. Apri lui. Attende, tutti. Apri, attende, t'ho detto. Mi fanno. È pugliese questo. No, era il francese un po' più del sud, quindi...
dicevo. Quanto, guarda, dura due ore e mezzo le barzellette. Le racconto io, dura quanto mi pare, capito? Allora, e lui arriva a 30 metri, apri per paracadute, tocca a terra, non ti fa nulla, tutti bravo, e lui, lo so perché era francese. Allora fa l'americano, ora, però cerca che butto, come? Fa l'americano, no. Sciorina, come hai fatto prima, sciorina, dai, sciorina qui davanti a tutti, vai. Ma ora? Sì. Per forza. Sì. Ci vuole l'asis ora per sciorina, non c'è terzo. Guarda, vabbè, sciorina la lingua americana, sciorina la lingua, fai. Allora fa. No, questo è Rocco Siffredi. Go! Di... Fa go! Ankai! E si butta, no? Col paracadute. No, stop. Ankai? Ai cosa vuol dire? Io. E anche? Anche. Ankai, si ragione. Fa with the paracadutes. Vai. Ankai! E si butta, no? E tutti apri lui, aspets! With calm, gli fa. E tutti apri! A quanti metri? No, gli fa. A quanti metri siamo? Oh, siamo a 20. A 20 là, perché ci sono tanto male così. Tocca a te, non ti fa nulla, e l'italiano fa. Oh, anch'io, vai alla grande! Ti butta di sotto, tutti apri lui, con calma, apri. A 5 metri apri lui, ho detto calma. A 2 metri un giocatore di pallacanestro così sulla spalla, apri, dammi retta, così. Lui l'apre, non ce la fa, gli sape appena, cascantella, si spappola, muore. Allora l'arrivato ambulanza lo prende, lo porta via, e poi ce n'è un'altra, qui ci sono due ufficiali che camminano nel bosco e mentre aspetta, la battuta è già finita. Senti, come hanno reso? Senti là. No, scusate, voi, la battuta dov'era? Quando ha picchiato il terra, una botta enorme, si è affacciato la gente alle finestre. Che battuta! Una foto enorme. Grazie. Lo so, la battuta era bella, lo so. Era più bella del mondo questa, era più bella del mondo. Vuoi chiudere con qualche cosa, Safari? No, volevo chiudere con la formichina, posso? Tanto ti hanno richiesto la formichina, fai la formichina, vai. Allora, per ammazzare una formichina quando si va nel bosco a fare picnic, perché la formichina... Cosa? Guardavo cosa c'era dentro. Da fastidio, la formichina. Non si può dire un piccolo giorno. Ma la formichina. La formichina da fastidio. È un po' noia, sì. Per ammazzarla bisogna... non si può ammazzare perché è brutto pesticciarle così. Poi ci vorrebbe un monte di tempo. Invece prendi, fai l'erba fine, lo piazzo. Sì. Importantissimo lo piazzo. E poi ci metti il pepe, il mammo. Il mammo? Mammo. Cos'è il mammo? Il mammo, quello che ti fa allettato, quello che ti accalare. Ma che parli a me, Costanzo? Mammo, forte dei mammi. Il marmo! E che ho detto? Io mammo. Picchino tritato fine come lo zucchero. Perfetto. E lo zucchero. Lo zucchero che sia di macca, deve essere eridania, è importante. Perché? Perché una volta ti hanno messo quello di canna, la formichina tutta la sera. Non è successo un macello, allora si mette tutto in terra così, parte, la formichina arriva, vede lo zucchero e fa, no, lo zucchero mi fa male perché c'è un... Fammi l'occhino della formichina. Lo zucchero allora se no mi si baca denti, perché la formica c'ha un dente solo, se gli casca è finito. Allora, prende lo zucchero e fa, no, lo zucchero no, lo vorrei, però metti in bocca, come buono, non posso più prendere. E fai il marmo? No, perché il marmo se no mi fa male, mi si spacca il testa. Il pepe, prova il pepe, perché dice gli umani lo mangiano, provo anch'io. Prendi il pepe, lo metti in bocca, il pepe brucia. Metti in bocca, la formichina quando sente che gli brucia fa così, gli entra chicchini di pepe che nel naso tarnutisce e muore. Come fa a morire? Perché quando fa, picchia la testa nel marmo e si ammazza da sé sola, capisci? Il piccolo Achille! Ci si vede un giorno! Mi raccomando, ancora abbiamo da vedere un altro cantante dance, tanti cantanti, giovani, meno giovani. È bello che torna dopo. Cosa vuoi te? Lo fa un piaccio con la signorina. Tanto Salvatore lo messo alla fine dello spettacolo. Se volete vedere poi il monologo di Salvatore, non andate via, sarà... Cosa c'è? Se gli do 5 euro me lo gioco, un gratta e via. Come perché? No, certo. Sì, alla fine. Secondo me lei è fortunata. No? Sì, allora, stai con noi, stai con chi c'è adesso? Adesso è il momento di una nuova promessa. Oh. Di una ragazza, una giovane proposta, 19 anni di Pisa.
è di Pisa. Da quando era bambina ha partecipato a concorsi regionali e nazionali e si è piazzata in ottime posizioni. Nel 2013 ha vinto il concorso, il Festival degli Sconosciuti di Teddy Reno ad Ariccia, e tuttora sta compiendo un percorso all'interno del concorso Canto Italiano. L'invito peraltro a tutti voi a cliccare mi piace sul suo profilo Facebook e internet. Ci proporrà, grazie, sono in stereo, ci proporrà una versione riarrangiata di Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Lei è Martina Nicolai. La serata è lunga.